Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto ad un nuovo episodio del ciclo di interviste di Tera. Tera è un progetto responsabile orientato all'etica dell'economia circolare. Attraverso questi incontri ed interviste andremo ad esplorare il mondo dell'economia circolare e della plastica riciclata, attraverso diversi ambiti culturali e di ricerca, creando un'informazione chiara ed onesta per un mondo più sostenibile. Prima di presentare il nostro ospite di oggi, mi presento, sono Michela Anzillero, intervistatrice e ricercatrice per Tera. In questo appuntamento andremo a parlare di design come strumento per la sensibilizzazione con la dottoressa Raffaella Fagnoni, la quale saluto e do il benvenuto, ringraziandola per la sua disponibilità. Grazie Michela, la ringrazio io per avermi invitato e mi presento, sono Raffaella Fagnoni. Di cosa si occupa? Qual è la sua occupazione principale? Sono un docente di design ormai da 25 anni, insegno all'università e da dicembre 2019 insegno all'Università di Venezia, allo UAV. Che corsi tiene all'Università IUA? Io sostanzialmente mi occupo di progetto e di ricerca per il progetto e quindi insegno nei laboratori progettuali e questo è quello che ho insegnato anche nelle scuole dove insegnavo prima, quindi l'Università di Genova e l'ISIA, che è, non so se si conosce, un progetto magari meno noto, è sempre una scuola di design pubblica che ha quattro sedi in Italia, ora cinque, ma che è nata prima che non l'università e ha un numero ristretto di studenti e una formazione specifica nel campo del design fatta appunto dal Ministero per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. E lì appunto ho sempre insegnato nei laboratori di progetto. Il taglio del progetto che mi interessa a me è quello più legato, diciamo, al territorio e quindi a quelle che oggi si chiamano economia circolare. Quando io ho cominciato non si chiamava così, però diciamo che era appunto l'ambito più ristretto, sempre diciamo un aspetto del design utile, quindi più sociale, più attento all'ambiente, più attento alla dimensione pubblica che non al grande lusso e alle eccellenze, diciamo così, stilistiche, ma quello legato proprio alla funzionalità sociale e alla concatenazione fra il prodotto e il servizio. Prima di addentrarci nel tema principale di questa intervista, le vorrei chiedere l'ultimo libro letto. Che libro c'è sul suo comodino? Io sono un'acquistatrice compulsiva di libri, anche perché col lavoro che faccio, insomma, è abbastanza importante essere aggiornati e così. E devo dire che appunto il digitale ci ha permesso questo e quindi compro tanti libri. In questo momento ne sto leggendo più di uno. Potrei parlarle di Neri Oxman, Material Ecology, che è praticamente il catalogo della mostra che c'è in questo momento al MoMA, quindi è un libro curato da Paolo Antonelli. È qua, è un librone e è molto interessante perché ci sono degli esperimenti attualissimi e molto all'avanguardia rispetto al tema appunto di questa ecologia, diciamo, materiale, ecologia del design, in particolare questo design che coinvolge diverse specie animali nel progetto, quindi non è tanto copiare le forme dagli animali, come poteva essere prima, diciamo, un design bioispirato, c'è cioè ancora, è molto importante, ma proprio coinvolgere anche gli animali nella materia stessa e quindi gli esempi dei baco da seta o di altre specie, insomma, quindi questo è un libro che piano piano sto leggendo e sto affrontando e che ispira anche magari certe esperienze didattiche da fare con gli studenti. Un altro libro che sto leggendo è questo, che è Good Services, che è appunto il progettare buoni servizi. Credo che oggi sia molto importante questa dimensione del progettare servizi e a me interessa particolarmente non tanto il lavoro di service design, che oggi, bene o male, service design viene visto anche, cioè
usa qui la parola design, non qualche cosa che si avvicina di più all'economia, che si avvicina di più al marketing, all'organizzazione, diciamo, e alla progettazione di servizi funzionanti. A me interessa proprio la dimensione del prodotto servizio, perché credo che oggi il nostro mondo è questo di cui ha bisogno, e del resto abbiamo già molti prodotti che sono dei prodotti servizi e sono proprio quelli che ci avvicinano anche ai temi di cui vi interessate. Pensiamo ad esempio al discorso, non lo so, di avere una bicicletta personale, o invece avere una bicicletta e progettare una bicicletta come la Mobike, che permette di essere utilizzata da più persone, oppure appunto pensiamo a prodotti come quelli che fa Patagonia, che possono essere rimanifatturati, no? Recrafted, perché utilizzano gli scarti per fare, e quindi gli avanzi di vecchi giubbotti, di vecchie felpe, insomma sappiamo tutti, Patagonia, Zain, eccetera, per fare nuovi prodotti. Quindi si organizza praticamente sul prodotto un servizio, si connette un prodotto a servizio. Ecco, questo è un aspetto che mi interessa particolarmente, siccome questo è un libro nuovo che è uscito adesso, me lo sto studiando, perché insomma, è sicuramente un altro punto di vista su questo tema. È molto interessante, entrambi due visioni simili ma diverse su uno stesso argomento. E un altro in realtà che è molto interessante, che mi lascio magari quello la sera, giusto appunto sul comodino, che è un vecchissimo libro perché è della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, e che è l'autore è Fraser e il libro è Il ramo d'oro. È un libro, un librone di 1000 pagine, che parla praticamente, diciamo, della storia dei riti, e che ripercorre tutta le principali mitologie e il senso dei riti che hanno costituito certe credenze degli uomini, eccetera. Sicuramente certe cose che ci sono in questo libro sono superate. Ma perché l'ho ripreso in mano? Perché, a parte perché è uscita una nuova edizione, aggiornata e riattualizzata, ma anche perché mi interessava rileggerlo, perché io credo che in periodi come quelli che stiamo vivendo, in particolare appunto la dimensione della quarantena che abbiamo vissuto, ci devono far riflettere proprio sull'importanza dell'avere del rito nella nostra vita e di avere certi riti, e di come è possibile sfruttare questi riti per riprogettare situazioni e così. Quindi passiamo da degli aspetti più tecnici a degli aspetti anche più umanistici, ma secondo me che sono molto molto importanti. E quindi ecco, rileggere anche questa cosa di 100 anni fa, anzi più di 100 anni fa, mi piace e mi serve, perché mi riporta in questa dimensione appunto della, se vogliamo anche tribale, ma anche molto importante, del rapporto che dobbiamo avere con la terra e del rapporto che dobbiamo avere con questo pianeta, che è l'unico che abbiamo. Passando proprio a parlare del pianeta, quindi anche i problemi ambientali che ci sono al giorno d'oggi, secondo lei chi deve essere un po' messo sotto accusa per la situazione in cui ci troviamo? È la politica, il consumismo, il capitalismo? C'è un'entità che può essere incolpata? Alla fine, uno in particolare, non lo so, non credo di poter essere in grado di dare e di imputare qualcuno in particolare. Io penso un po' tutti, perché ormai è un circolo anche quello, no? Per cui sicuramente la politica, le organizzazioni, le corporazioni, ma anche le singole imprese private, le associazioni, tutti i gruppi che possono fare qualche cosa. Cioè è un problema individuale. Finché penseremo a monetizzare ogni azione che facciamo, a fare le cose per il proprio interesse, non potremo mai cambiare. Cioè quello che deve cambiare praticamente è proprio il concetto di valore. Nel suo libro L'economia della ciambella, questa ricercatrice, non so se lo conosce, questa ricercatrice che si chiama Kate Raworth, ecco appunto, se lo conosce lo sa, insomma è uscito 3-4 anni fa mi sembra, sì, e qua si parla proprio di come sia necessario abbandonare questo modello di economia, uso una parola un po' forte, degenerativa,
per creare appunto un'economia riparativa, no? Rigenerativa. Del resto anche Paola Antonelli nel suo libro Broken Nature, nel catalogo della mostra Broken Nature che ha fatto l'anno scorso, parla di design ricostituente, di design rigeneratore e di questa dimensione circolare in cui le risorse devono essere rimesse in circolo per forza. Quindi io credo chi mettere sotto accusa, mi viene da dire un po' tutti noi adulti, perché vedo i ragazzi più sani da questo punto di vista. Innanzitutto hanno tutti un atteggiamento di maggior responsabilità, almeno i ragazzi che conosco, che vedo direttamente dentro l'università, sono tutti sensibilissimi a questo problema, veramente molto interessati, ma anche i bambini, perché a scuola viene affrontato in un modo corretto anche in linea generale il tema appunto della sostenibilità, dei rifiuti, eccetera. Però poi è chiaro, il sistema si arena perché c'è sempre qualche cosa che passa in emergenza. Guardiamo quello che stiamo vivendo in questo momento. Alla fine la pandemia che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che sta invadendo il mondo di plastica a dei livelli che ci mettono veramente l'angoscia. Cioè non è solo il problema delle mascherine e dei guanti buttati per terra di cui si vedono foto e articoli abbastanza frequentemente in questo periodo, ma anche il fatto che siccome c'è l'emergenza, passa avanti il fatto di cambiare non so quanti camici, non so quante aggiustamenti, non è che dico che sia una cosa sbagliata, però se pensiamo che questo sia il problema, mettiamo qualcuno a lavorare anche sulla soluzione, che filiera abbiamo a questi prodotti, dove li mandiamo, perché comunque ci lamentiamo dei pesci morti nel mare, ma con quello che se avevamo guadagnato qualcosa in precedenza, solo con questa cosa della pandemia, produciamo una catastrofe. Allora dico che per un piccolo passo avanti se ne fanno 10 indietro, cioè di chi è la colpa, di chi che sia non fa niente per fermare questo disastro. Varie attività stanno venendo fatte a livello nazionale, globale, per cercare un po' di attaccare questo tema che magari durante questo periodo un po' in alcuni casi sono venuti a mancare. Ci sono delle attività o progetti che lei è stata direttamente coinvolta, che hanno cercato di trovare una soluzione in modo concreto? Il tema dei rifiuti, appunto, avendo io questa vocazione un po', cioè io vengo da ragazzina, dal movimento dei Verdi dall'aver scelto, essendomi laureata in architettura già 40 anni fa praticamente, di laurearmi in restauro per il semplice fatto che pensavo già allora che non bisognasse costruire più e che bisognasse riutilizzare quello che avevamo. Mi sono sempre, rivolgendomi al mondo del design, mi sono sempre interessata al discorso dei rifiuti, del design ecologico, eccetera. Chiaramente negli anni 90 questo tema non era così interessante e anche tutte queste problematiche erano messe da parte perché non era quello il momento, erano ancora momenti tutto sommato di, non c'era ancora nessun accenno di crisi. La crisi è arrivata, diciamo, le prime crisi sono arrivate alla fine degli anni 90, primi anni 2000, però fino a quel momento non se ne parlava. Quindi il tema dei rifiuti mi ha sempre interessato, lavorando all'Università di Genova, fra l'altro un territorio dove non ci sono così tante industrie come nel Veneto. Ho sempre lavorato quindi su questi temi più con le pubbliche amministrazioni, con le realtà del territorio e ho fatto diverse anche attività con l'azienda dei rifiuti, perché praticamente sono venuta a conoscenza di certi lavori che facevamo e quindi poi abbiamo cominciato a collaborare. Abbiamo fatto diversi progetti, non lo so, mi viene in mente per esempio da tante attività fatte, i ragazzi veramente hanno un buon modo di porsi a questo tema e quindi progettare servizi, quindi diciamo applicazioni che semplificano la vita delle persone rispetto allo smaltimento, conoscenza rispetto allo smaltimento, affrontare problemi particolari tipo quello della movida e del discorso dei rifiuti che ci sono la notte nella città dopo che
orde di ragazzi si sono radunate nei vicoli o nelle piazzette, perché poi Genova è un po' come Venezia, no? E lasciando perché non ci sono abbastanza contenitori, perché non c'è proprio la possibilità. Quindi, per esempio, è venuto fuori il progetto di un bicchiere per la Movida, un bicchiere sempre in plastica ma brandizzato e che quindi può essere riutilizzato in diverse situazioni per vari modi. Ora, insomma, non sto a entrare nel dettaglio, non vorrei dilungarmi troppo, però insomma magari poi se ne può riparlare. Cioè, praticamente viene dato questo bicchiere, il ragazzo ha il proprio bicchiere, quindi se lo porta ha la possibilità di appenderlo alla borsa, ai pantaloni in qualche modo, e riutilizza il suo bicchiere anche se va a bere nella stessa serata in diversi bar, eccetera. È una cosa brandizzata, c'è una storia dietro, perché oggi è importante caricare anche i prodotti di un significato, quindi c'è una storia dietro, e questo diventa un modo per semplificare, ridurre questo tipo di rifiuto, questo tipo di scarto. Un altro progetto sempre con AMIU, che diciamo è l'azienda appunto dei rifiuti della città di Genova, è il progetto Surplus, che è nato nell'ambito del progetto europeo FORCE. FORCE significa for CE, cioè per l'economia circolare, per la circular economy. È un progetto che coinvolge diverse città europee, fra cui appunto anche Genova, le agenzie proprio dei rifiuti delle città, per trovare soluzioni e lavorare per l'economia circolare. Nell'ambito di questo progetto, praticamente io con il mio gruppo di ricerca siamo entrati in scena, cioè sono diventata responsabile di questo, responsabile scientifico di questo progetto, per la creazione, diciamo, di un brand per i centri del riuso e del riparo sparsi nella città. A Genova era successo che con il crollo del ponte è andato distrutto anche la fabbrica del riciclo, che era, diciamo, un grande capannone appunto sotto il ponte Morandi, dove venivano stoccati i materiali che i cittadini portavano, che i cittadini dismettevano, e in un certo modo venivano lavorati e venivano smistati magari da delle cooperative sociali. Col fatto che questo spazio è andato distrutto, si è pensato di rifarlo, ma invece di rifarlo lì e di fare un unico centro, visto che Genova è una città molto lunga e molto distribuita sul territorio, di fare tanti piccoli centri che si chiamano appunto centri del riuso e del riparo, fra l'altro posizionati in spazi da rigenerare della città. E quindi negozi abbandonati, negozi chiusi, piccoli spazi magari dell'amministrazione, e in ognuno di questi praticamente i cittadini possono portare i loro oggetti da riparare oppure che non vogliono più, e in questi spazi trovano, tramite appunto le persone e soggetti, anche questi diciamo così, che hanno bisogno di essere riciclati perché sono persone con problemi, gestiti magari dalle cooperative sociali, che fanno questo lavoro di riparazione, di recupero, ma in questi spazi si possono trovare anche dei laboratori, dei workshop, dei corsi su come fare da soli a fare certe cose. Il tema è sempre lo stesso, è quello sostanzialmente dell'economia circolare, cioè gli scarti non possono più essere la fine del processo, ma devono assolutamente rientrare in circolo, e quindi questa è una delle tante cose. Purtroppo il Covid ora ha bloccato un po' questo progetto, però è ripartito ora da maggio, e sono stati già arredati, perché abbiamo progettato i mobili, anche quelli fatti tutti con materiali di scarto, tutti basati su un unico modulo, quindi il progetto di tutti gli arredi di questi spazi è sempre uguale, è un unico modulo fatto con materiali di scarto realizzato da una cooperativa sociale, proprio perché questa filiera della circolarità, come dice anche la Rowort nel suo libro, deve comprendere sia la dimensione sociale che la dimensione effettivamente economico-produttiva, no? E quindi ci interessava
questo tipo di filiera, quindi è stato arredato ora nel mese di maggio e nel mese di luglio finalmente ci dovrebbe essere l'inaugurazione del primo di questi spazi, ma devo dire che sul territorio c'è grande interesse per questo tipo di attività, perché è un modo anche per sensibilizzare le persone, visto che si parlava prima di sensibilizzazione, e per coinvolgerle in questo modo di pensare, perché quello che fa cambiare qualche cosa non è una legge, non è una regola, ma è un cambiamento del modo di pensare. E per farlo io devo avere un incentivo, no? Ci deve essere un qualche cosa che mi invita. Devo capire che c'è un aumento di valore nel fare un certo tipo di cose, che il valore non è sempre quello economico, ma il valore che conta nelle cose tante volte è, e d'ora in poi penso debba essere sempre di più, legato a, chiamiamolo, benessere. Il ruolo della sensibilizzazione, che è centrale anche in questi temi di sostenibilità, perché prima di tutto deve essere un cambiamento mentale. Come si può inserire il design, chiamiamolo circolare, in questa, come può contribuire il design a sensibilizzare le persone? Sicuramente con il discorso, per esempio, dell'upcycling, cioè l'upcycling è un concetto che è stato introdotto già negli anni '80, quando appunto si è detto non si deve parlare di recycle, no? Perché recycle è bene o male quello che poi è in un certo qual modo un downcycle, cioè un buttare via in un certo qual modo, negare la materia, triturarla e sì, farne una nuova, ma chiaramente impiegando energia, impiegando risorse, eccetera. Invece upcycle è un po' quello, anche se vogliamo, che Castiglioni chiamava ready made, o comunque, cioè prendere delle cose e dargli un'altra vita, una seconda possibilità, rimetterle in circolo. E quindi questo è il ruolo principale del design. E infatti, devo dire, anche gli autori del libro Cradle to Cradle, McDonough e Roundgut, qualcosa del genere, comunque, che hanno scritto appunto Cradle to Cradle una ventina di anni fa circa, mi sembra intorno agli anni 2000, invece, mi sembra 2012-2013, hanno scritto questo libro sull'upcycle, proprio il fatto appunto di rimettere in circolo. E adesso abbiamo anche tanti studi di design che si sono messi a lavorare in questo senso, non so, mi vengono in mente i Forma Fantasma, mi vengono in mente Studio Sovrappensiero, ma ci sono diversi modi. Un modo può essere semplicemente anche legato alle imprese, che gli scarti di un'impresa diventano materia prima per un'altra impresa, oppure che la stessa impresa utilizza magari, come nel caso di Patagonia, degli scarti dei suoi prodotti per fare dei nuovi prodotti. Però è questo atteggiamento. E se guardiamo, anche è interessante, a me piace ogni tanto andare a vedere, anche per fare preparare le lezioni per gli studenti, gli indici che fa Google, no? La possibilità di vedere quante volte una parola viene ricercata, è un modo anche quello per fare ricerca, si vede che la parola upcycle negli ultimi anni, proprio nell'ultimo scorcio di anni, ha avuto un'impennata pazzesca, perché bene o male legata a questa dimensione un po' della sostenibilità del progetto appunto con il riciclo, si era sempre visto un senso di perdita di estetica, diciamo un qualche cosa di sì, belli, ma poverini, no? Cioè non progetti felici, diciamo sempre un po' i progetti meno felici. Ed è qui che il design può fare la differenza, come fare questo salto di paradigma nel far percepire questi oggetti fatti con scarti, con materiali di seconda vita, come invece oggetti che hanno un valore aggiunto, che bene o male è anche quello che dice la Roworth nel suo libro, cioè quello che si deve fare è far capire un cambio di percezione nella testa delle persone, cioè l'economia non è più un qualche cosa legato alla creazione di profitto a livello monetario, ma il valore che ci interessa, visto che stiamo consumando l'unico pianeta che abbiamo a disposizione, di
trasformare il concetto di profitto in un qualche cosa che è benessere per le persone, ma anche in generale per tutti gli esseri viventi, piante e animali compresi, e per salvaguardare questo nostro pianeta, perché alla fine del denaro non ce ne faremo nulla se non abbiamo le condizioni di vita. E io credo che questo, forse un pochino di più, questo periodo ce lo dovrebbe far capire. Quindi è per questo che mi indispettisce vedere questo atteggiamento, come dicevo prima, di tutta questa plastica che viene buttata, il fatto che qualsiasi bar, qualsiasi autogrill abbia usato bicchieri di carta, piatti di carta, e sia ancora di più aumentato l'uso degli imballaggi usa e getta, perché alla fine quello dell'usa e getta è un mercato folle. In piena espansione si cerca sempre di limitarlo, però ancora non è possibile. Oltre alla sensibilizzazione, anche per quanto riguarda l'innovazione, il design può dare un contributo molto importante, quindi non soltanto magari in cambiare mentalità nelle persone, ma cambiare proprio come gli oggetti vengono fatti, come viene concepito un oggetto a priori. Qui ci sono due discorsi da fare. Uno è quello che stavamo facendo adesso, quindi sempre legato all'upcycling, e quindi qualsiasi cosa si faccia, pensiamo a cercare di utilizzare il meno possibile materiale di nuova generazione. E comunque, anche se si usa materiale di nuova generazione, nel momento in cui io lo penso un prodotto, devo pensare anche a quando sarà dismesso, quindi se posso fare un oggetto monomaterico è sicuramente molto meglio che se utilizzo magari più materiali. Ora, non è vero, non è sempre così, ma questa potrebbe essere una banale indicazione. Altre ce ne potrebbero essere, ma comunque sempre questo discorso di ripartire dagli scarti, ripartire dai materiali che abbiamo a disposizione nel territorio e non far venire magari materiali dall'altra parte del mondo, lavorazioni dall'altra parte nel mondo, perché anche questo vuol dire un'economia circolare, lavorare nello stesso luogo, con filiere più corte, con le persone del territorio. Quindi questo è un certo tipo di discorso. Un altro tipo di discorso legato all'innovazione, visto che mi parlava adesso di innovazione, secondo me c'è un po' di confusione. Cioè, quando diciamo innovazione, si fa confusione tante volte fra innovazione e novità. Cioè, la novità è qualcosa di nuovo, bene o male, no? Quindi una cosa nuova è una novità. Qualcosa che cambia. C'è un altro concetto ancora poi, che è quello dell'invenzione. L'invenzione è quando appunto viene creata una novità, una cosa nuova. L'innovazione non deve essere necessariamente una novità. L'innovazione è un cambiamento che porta un nuovo concetto di valore, che porta un nuovo valore. Quindi non è detto che l'innovazione sia necessariamente una cosa nuova. E soprattutto ultimamente si parla e si intende l'innovazione solo legata alla tecnologia. C'è questa corsa forse nata ad inseguire la tecnologia, quindi il lavoro che deve fare il designer è quello di dare forma, bene o male, alle possibilità che la tecnologia ci mette a disposizione. Benissimo, siamo molto contenti di questo, però attenzione, non perdiamo di vista qual è l'obiettivo, cioè non dobbiamo correre dietro alla tecnologia. E quindi, ritornando al discorso prima del cambiamento che porta valore, innovazione può essere anche un'idea vecchia, se viene riportata nel nostro contemporaneo, nel nostro quotidiano oggi, e gli diamo un valore diverso e facciamo crescere un nuovo valore. Quindi se decidiamo di dare un nuovo valore, e quindi qua ci può venire in aiuto il sistema, le amministrazioni, ma le imprese possono e debbono sollecitarlo. Cioè, se facciamo in modo di spostare nella catena del valore il fatto che uno, per esempio, che utilizza sistemi circolari, che riutilizza scarti, abbia, che ne so, degli incentivi economici, di detassazione, dei
premi, dei riconoscimenti di qualche tipo, questa può essere un'innovazione. Infatti, non a caso, legato all'innovazione, ora va molto di moda anche il termine innovazione sociale. Perché si parla di innovazione sociale? Perché si parla di, appunto, buone pratiche, un modo di fare qualche cambiamento che porta un valore diverso per la società. E quindi non è che sono cose nuove, sono cose che magari molte delle cose di cui parliamo oggi come innovazione sociale sono delle cose che c'erano nelle società, cioè voglio dire 100 o 150 anni fa il concetto di rifiuto non esisteva, perché qualsiasi cosa veniva riutilizzato. Io faccio sempre l'esempio agli studenti, che ne so, della spada o dell'attrezzo agricolo, che via via che si consumava, della pala magari, che via via che si consumava diventava, cambiava forma, diventava paletta e poi diventava chiodo e poi alla fine spariva perché si consumava e non c'era più, oppure comunque anche l'osso dell'animale veniva utilizzato e diventava manico o diventava, cioè non c'era il concetto di rifiuto. Allora, ritornare ora a non avere un concetto di rifiuto sarebbe un'innovazione? Sì, sarebbe un'innovazione, perché comunque porterebbe un valore, ma non è niente di nuovo, perché prima lo facevamo già. Quindi questo è un po' il fatto, ed è questo anche il motivo per cui mi interessa il discorso del rito e di Fraser e dell'amo d'oro che facevo prima, perché credo che ci possano essere tante cose che magari avevamo un po' dimenticato del nostro essere umani, appunto, con una serie di riti che ci portavano ad avere un certo atteggiamento di rispetto nei confronti della natura, che oggi abbiamo completamente perso con questa dimensione dell'antropocene, di fare da sopraffattori. Se dobbiamo vederla in questo punto di vista, l'economia circolare è l'economia più vecchia che esista, perché ci si paragonava ad un ambiente naturale che è rigenerativo, così come è l'economia circolare. Dobbiamo un po' risvegliare dentro di noi questi temi e questi concetti. Proprio in questo contesto, quindi, dobbiamo un po', diciamo, dare consapevolezza agli individui su cosa vuol dire entrare in un sistema economico circolare o comunque riutilizzare già quello che abbiamo. In che modo possiamo svolgere questo compito? Fondamentalmente dando buoni esempi, con le buone pratiche e facendo buoni esempi. Oggi per me, per esempio, la parola campagne di sensibilizzazione, soprattutto in questo periodo, fa un po' paura, cioè sono un po' critica nei confronti di questo fatto. Cioè molte campagne di sensibilizzazione, basti vedere appunto quelle che ci sono state in questo periodo, tipo andrà tutto bene, oppure io resto a casa, spesso e volentieri scelgono un registro comunicativo un po' retorico, no? Un po' paternalistico, che alla fine non è tanto empatico. Oppure sì, magari è empatico, però poi si dissolve, perché comunque sono campagne e basta. Quindi attenzione alla campagna di sensibilizzazione. Io, se devo fare una campagna di sensibilizzazione vera, devo far vedere delle cose fatte, perché comunque non si fa un cambiamento basandosi sulle chiacchiere, un cambiamento si fa sui fatti. Allora, facendo degli esempi, facendo vedere qualche fatto concreto e quindi partendo da qualche buona pratica reale, io posso far cambiare. E in questo design c'è una grande responsabilità, perché comunque le persone sono attratte dalle cose belle, no? Anche proprio dall'estetica. Il lavoro del designer è quello di dare forma, è quello di informare la materia, bene o male. Informare vuol dire sia dare la forma fisica, ma anche caricarla di significato. E quindi in questo modo, questo non è un concetto che dico io, lo dice Flusser nel suo libro Filosofia del Design, però mi piace sempre farlo capire alle persone, appunto, con cui mi viene da parlare con queste cose, proprio perché è quello che noi si deve fare. E quindi attraverso buoni esempi, buone soluzioni pratiche realizzate, si possono diffondere anche buoni comportamenti, e il contagio, come il virus che passa da persona a persona e che diffonde, appunto, se una cosa è fatta bene, sicuramente le persone la usano. Vedi l'esempio della mobike.
Infatti anche una delle attività, ritornando un po' alla fondazione Ellen MacArthur, che è diventata molto conosciuta da quando al World Economic Forum ha presentato questo rapporto sui valori economici anche di un'economia circolare, che fino a prima era considerato soltanto, diciamo, più a livello ideologico che a livello economico. E proprio lei afferma in una sua intervista che la colpa non è soltanto dei consumatori, ma è anche di chi ha concepito un sistema che sia lineare invece che circolare. Cosa ne pensa su questa dichiarazione? Quindi è anche il consumatore è un po' vittima, diciamo, di un sistema in cui è inserito? Sicuramente, perché non, cioè, il consumatore deve essere consapevole di quello che fa e quindi va aiutato con l'informazione corretta a fargli assumere questa consapevolezza. Tant'è, quando parlo con gli studenti di queste cose, viene molte volte questo fatto, il tema anche di progettare, appunto, lavorando poi io con gli studenti su questo tema dei prodotti e servizi, viene fuori molte volte, sì, facciamo delle app, anche perché nella loro dimensione di studenti universitari che magari si trovano per le prime volte a vivere da soli, a fare la spesa da soli, il fatto del consumo consapevole, quindi andare al supermercato e comprare quella marca piuttosto che quell'altra perché è più etica, è una cosa molto importante. I ragazzi stanno attenti a queste cose, molto più degli adulti. Quindi sicuramente la consapevolezza degli individui è importante, però non basta, non basta. E è un po' comunque un processo, anche questo, come quello dell'uovo e della gallina. Cioè, da qualche parte bisogna cominciare, più persone cominciano e più si diffonderà la situazione. Ecco, sicuramente, per esempio, anche io, per aumentare questa consapevolezza, inizio quasi sempre i miei corsi con l'effetto trauma, cioè nel senso che faccio vedere magari un video di come era il mondo qualche anno fa, quindi con qualche trailer di film tipo Vacanze Romane o qualche film di queste epoche che vedevano comunque un futuro solo in crescita e solo in miglioramento. Perché non c'era motivo di pensare in quel momento, non c'era la consapevolezza, cioè motivo ci sarebbe stato, ma non c'era la consapevolezza, e poi subito di confronto, che ne so, un trailer come il film Trash del 2012 oppure Antropocene dell'anno scorso, dove si vede il mondo devastato da appunto i disastri causati dall'uomo. Questa cosa tante volte è uno shock per i ragazzi però è necessario, l'importante è anche fargli capire che ci può essere una via di uscita se ci si impegna e col fatto che come designer possiamo fare qualche cosa e abbiamo una responsabilità in questo. Dal punto di vista proprio di iniziare un cambiamento, secondo lei è più efficace un atto rivoluzionario e forte, pensiamo come magari alle campagne di Greta Thunberg, oppure accompagnare passo passo verso una nuova mentalità? Penso che serva un po' tutto, tutto quello che serve, non ci possiamo più permettere di aspettare. Come dicevo prima, i ragazzi sono pronti, ne hanno voglia, ne hanno bisogno. La maggior parte dei ragazzi, poi non lo so, chiaramente quelli che lavorano con me sono interessati a questo tema, quelli che mi propongono delle tesi più delle volte sono su questi temi, però i ragazzi hanno voglia e hanno bisogno, quindi lasciamogli lo spazio. Quindi ben venga Greta Thunberg, se Greta Thunberg si porta dietro e fa ragionare stormi di ragazzini, e così come anche quello di accompagnare passo passo le scelte dei consumatori con altre azioni. Io credo che ci si debba muovere comunque su più fronti. Quello che non si devono fare sono quelle campagne di sensibilizzazione di cui parlavo prima, quelle che sono parole dietro a cui però non ci sono fatti. Credo che quello di cui serve sono esempi concreti e far vedere che con qualche azione si possono raggiungere certi risultati, far vedere come si può vivere meglio. Per esempio, se in un piccolo comune, si comincia da un piccolo comune, una piccola realtà, come ci sono queste buone pratiche, perché per esempio io vivo in Toscana, qua in Toscana ci sono questi comuni esemplari, no? Qualche piccolo comune che è stato portato tante volte anche come esempio pratico di eccellenza sul tema della riduzione dei rifiuti. Servono esempi concreti e buone pratiche. In questo contesto appunto di
movimento, chiamiamolo così. Qual è il ruolo del designer? Si fa partecipe di questo movimento o deve essere il promotore del movimento? Dipende dai designer, ci sono, insomma, sicuramente deve essere partecipe, se poi può essere anche promotore, tanto meglio. Sicuramente, allora, Papanek ha scritto The Design for the Real World, lavorando un po' su questi temi, 50 anni fa, negli anni 70, nel 1971. Questo libro è stato per tanti anni è stato censurato, è stato un po' messo da parte, nascosto e così è tornato alla ribalta solo negli ultimi anni, diciamo. Dagli anni 2000 in poi se ne è ricominciato a parlare e ora è all'apice. Sulla scia di questo ne sono venuti molti altri. Per esempio, credo un allievo di Papanek, che si chiama Mike Montero, ha scritto un libro che si intitola Ruined by Design, cioè come il design ha rovinato il mondo praticamente. Quindi c'è chiaramente la doppia faccia, no? Cioè i designer hanno una grossa responsabilità. Allora, in quel libro lui dice che il designer è una sorta di guardiano, lo chiama un gatekeeper, no? Un custode della porta. Perché alla fine dice: noi designer siamo alla fine gli ultimi guardiani, l'ultima linea di difesa contro i mostri, contro l'assalto dei guai che il pianeta ci sta rovesciando addosso. Lo stesso Paolo Antonelli parla di design ricostituente, quindi del design che può appunto essere il progetto riparatore, perché lavora con gli animali, perché, come si vedeva prima il caso di Neri Oxman, o perché appunto recupera, eccetera. Bisogna sicuramente che i designer, e possono farlo, siano capaci di offrire delle soluzioni che rendano obsolete le soluzioni negative precedenti. E questo è il modo in cui si può ottenere un cambiamento. Cioè, bisogna che escano delle soluzioni che trasformano le soluzioni precedenti in soluzioni obsolete. È un ruolo molto importante, ma necessario anche. Ci avviamo un po' verso la conclusione di questa intervista e mi piacerebbe sapere, magari in base alla sua esperienza, in base appunto le esperienze che lei ha fatto durante la sua carriera, se ha una definizione personale di economia circolare. Una definizione circolare, no, cioè quello che dico spesso per dirlo in maniera semplice è appunto un modello non lineare, cioè quello classico take, make, dispose, ma un modello appunto circolare in cui si usano meno risorse ma più saperi. Servono più saperi per poter usare meno risorse. Quindi ecco, è un po' questo gioco di parole che in maniera semplice, comunque chiaramente la definizione è un po' quella anche della fondazione MacArthur e quella della Rohwert, cioè il fatto che appunto non è take, make, dispose, ma è il fatto di questo processo, di questa schema anche a farfalla, diciamo, che ributta dentro gli scarti nel processo a ripartire dall'inizio. Se dovesse pensare al mondo in cui ci troviamo tra 10 anni, magari fosse un trailer di un film tra 10 anni, come se lo immagina? Allora, io di fondo sono una sognatrice e cerco sempre di essere, di vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi vorrei attaccarmi a questa possibilità che c'è questa consapevolezza e che ci sono queste direzioni del design che vanno in questo senso e che quindi si esca dalla logica di quello che è stato un po' il design industriale e si lavori appunto di più su questi temi perché comunque i giovani sono sensibili. È un po' il motivo per cui sto leggendo anche il libro di Fraser e mi interessa. Io ho fatto anche quest'anno, avendo fatto i corsi a distanza, lavorato sui ragazzi su questo tema dei riti e dell'importanza dei riti, perché credo che dobbiamo recuperare, cioè il mondo che mi piacerebbe immaginarmi lascia anche le città così come sono, ma ritorna a abitare i piccoli villaggi, ritorna a queste economie molto più ecosistemiche, con
con le filiere corte. Credo che sia importante riuscire a essere anche, appunto, non dico solo autoproduttori, perché non credo molto in questo modello, credo in un discorso di una comunità, di una società dove si lavora appunto a sistema, ma con le aziende del territorio. So che è contro, però c'è un po' quel concetto di glocalizzazione per cui si parlava anni fa, deve essere ripreso in questa direzione, cioè andare a potenziare la vita della piccola comunità, del piccolo borgo, perché comunque nel piccolo paese le relazioni umane sono molto più forti che nella città, la dimensione dell'aiuto reciproco è molto più forte che nella città e appunto il far funzionare una filiera, quindi chi progetta, chi realizza, chi vende, chi consuma, è tutto concatenato. Quindi se si riuscisse a fare questo, non riproponendo un modello vecchio, ma aiutati dalle nuove tecnologie e dall'economia dei servizi, e per questo quindi mi interessa occuparmi dei servizi, progettare servizi per far funzionare questo discorso. Per esempio, la tecnologia oggi ci permette di assistere le persone a domicilio, perché possiamo avere dei sistemi di monitoraggio, eccetera. Allora, non mandiamo le persone a morire degli ospedali abbandonati come sono stati in questi momenti. Facciamo l'organizzazione di questi servizi per l'assistenza a domicilio. Quindi anche qua il design può fare molto. Sì, il design non è soltanto trovare un'applicazione per un nuovo materiale, ma è anche come dovrebbe essere risolvere alcune problematiche. Ci sono altre cose che magari spero che in questo mondo, questo che ci sarà tra 10 anni, si verificano in termini di sostenibilità? Magari accennato la creazione di ecosistemi più piccoli, molto più localizzati, ci sono altre cose? Questo discorso dei rifiuti, che quindi magari si applichino anche delle regole, quindi non lo so, per esempio... che si faccia pagare di più i rifiuti e che si sgravi di più, molto di più, il riuso anche per le imprese. Quindi questo discorso, cioè qualsiasi azione che possa andare in questa dimensione appunto dell'economia circolare, del ripartire dagli scarti e del minimizzare la produzione di nuove materie, perché comunque anche nel campo della moda sono tantissime le aziende che adesso lavorano su, non lo so, mi viene in mente il cashmere rigenerato, mi vengono in mentre tantissimi filati che fra l'altro hanno anche molte potenzialità perché ci sono dentro altre tecnologie, eccetera. Cioè facilitiamo il lavoro di chi fa questi tipi di esperimenti e invece magari penalizziamo per chi fa prodotti usa e getta, prodotti inquinanti e non si riesce, utilizzando tecnologie inquinanti, e non si riesce a mettere a sistema queste tecnologie. Comunque il tema è sempre questo, l'upcycle, la filiera corta sostanzialmente. Ultima domanda conclusiva, un po' per vedere anche opinioni diverse, come la pensano le persone. Secondo lei è possibile immaginare un mondo senza plastica? È difficile, la plastica è stata una conquista del nostro mondo e è un materiale fantastico perché comunque permette di fare delle cose che oggi sono difficilmente sostituibili, cioè... Pensiamo a com'era il mondo quando non era la plastica e a che tipo di prodotti c'erano e a quanta plastica c'è oggi. Quindi è difficile che si torni indietro, secondo me. Sicuramente, secondo me, non va bene tutta questa dimensione legata alla plastica usa e getta. Questo assolutamente non va bene. E purtroppo il fatto della facilità di produzione e di una leggerezza anche a livello di costi di consumo e quindi di tassazione su questo tipo di prodotti, secondo me porta comunque a degli sprechi pazzeschi. Cioè io credo che a cominciare dal cibo ci sia veramente un atteggiamento assurdamente sbagliato e la maggior parte della plastica che invade infatti i mari e questi rapporti allucinanti del WWF dove appunto non lo so 400 milioni di tonnellate l'anno di plastica, cioè delle quantità inimmaginabili, delle volte provo a chiudere gli occhi, provo a quanto sarebbero queste montagne, no? Però quando vai a vedere questi filmati e vedi la dimensione di queste discariche o vai a vedere il discorso di queste isole nell'oceano, dei pesci, eccetera, alla fine questa roba noi la rimangiamo e
la espelliamo dal nostro corpo, e magari le donne, quando fanno i bambini, come raccontano nel film di Threshed, espellendole dal loro corpo, le trasmettono ai bambini queste sostanze tossiche, che appunto sono questi frammenti di plastica che involontariamente anche tutti noi ingeriamo. Quindi, ecco, io credo che quel tipo di plastica andrebbe assolutamente eliminata, e invece andrebbe incentivata la produzione di materiali equivalenti di derivazione biologica, quindi dagli scarti alimentari. Oggi c'è tantissima ricerca su questo fatto, anche io stessa faccio parte di un gruppo di una ricerca che si chiama Creative Food Cycle, che è un progetto europeo finanziato dalla Europa Creativa, quindi non ha tanto la finalità di studiare, come Horizon, diciamo, una nuova applicazione, ma quanto creative sono progetti divulgativi. Però ecco, una delle fasi, siccome è Creative Food Cycle, c'è sia la fase creativa per la produzione che per la dismissione, e proprio il mio gruppo aveva lavorato con l'unità di Genova, aveva lavorato al riuso e alla produzione di materiali di seconda generazione dagli scarti alimentari. Del resto anche Matrec, tantissimi stanno lavorando su questi temi, ci sono veramente tanti gruppi e tanta ricerca. Puntiamo di più su questa cosa, coinvolgiamo, diamo incentivi a chi fa queste cose, ma diamo delle multe terribili a chi usa la plastica per gli imballaggi. Io credo che questa sarebbe una cosa che potrebbe essere utile. Non c'è soltanto un aspetto da prendere in considerazione, ma è il sistema intero, né nelle varie sfaccettature, che sia risolvere i problemi o trovare delle soluzioni alternative. Se una plastica, cioè, io ho parlato principalmente delle plastiche a usa e getta, perché ci sono appunto tante plastiche che durano e possono durare. Guardiamo a quanti oggetti anche, no, nei musei del design ci sono che hanno ormai 70 anni e che comunque appartengono alla nostra cultura, e sono degli oggetti bellissimi, e che quindi possono essere eventualmente poi riciclati. Cioè, c'è plastica e plastica, e sicuramente c'è anche da fare ulteriore ricerca sulla plastica, proprio per fare in modo che queste plastiche siano sempre più possibili ecologiche. Uno dei temi su quali stiamo cercando un po' di fare informazione è che essere plastic free, un movimento plastic free, può essere positivo, perché ci sono molte altre cose, molte altre plastiche che sono essenziali alla nostra vita, come le auto del futuro, che saranno elettriche, che avranno bisogno di avere un peso sempre minore. Ci sarà una necessità di utilizzare la plastica, poiché è il materiale più adatto a questo tipo di utilizzo. Bisogna cercare di capire le applicazioni giuste e dove la plastica effettivamente va a dare un valore a quel prodotto in quanto inseribile in un'economia circolare. Credo sia sempre un po' questa la conclusione del discorso: cercare di valutare ogni situazione per sé, e cercare di trovare delle soluzioni, delle applicazioni che vadano a valorizzare questa applicazione. Bene, questa era l'ultima domanda. La ringrazio tantissimo, è stata molto interessante. Abbiamo toccato molti temi, secondo me, essenziali per poter comprendere un'economia circolare, o comunque spostarci verso un atteggiamento più sostenibile verso questo pianeta, che è l'unico che abbiamo e dobbiamo cercare di proteggerlo il più possibile. Continuo anche a lavorare in questo senso. L'anno prossimo lavorerò proprio con una classe della magistrale su questo tema dei prodotti e servizi, e chiaramente, insomma, sarà sempre un po' questa la dimensione in cui ci muoviamo, e quindi mi farà piacere se ci saranno occasioni di confronto e di scambio.